Perché abbiamo pensato di fare questa intervista con Dario Monticelli dell'Associazione Officine Musicali? Perché nello scopo di Radio Orizzonti, nell'obiettivo di Radio Orizzonti è quello di comunicare in vari settori. No? Noi ci occupiamo di aspetti tecnici che sono magari gli incontri col sindaco, gli incontri con gli assessori, gli incontri con le associazioni, ma soprattutto ci diamo da fare anche sotto l'aspetto culturale. Culturale, guarda caso, gli aspetti Unitre, gli aspetti sulla salute, l'alimentazione e il benessere, ma soprattutto la musica, perché quando si parla di radio, si parla di musica, si parla di arte. E a questo punto, qual è l'associazione che può rappresentare meglio a Saronno quella che è considerata l'arte, la musica in generale, ma non solo la musica? È esattamente l'Associazione Officine Musicali APS. Io ringrazio e saluto l'ospite Dario Monticelli, è una diretta telefonica, la potete ben capire per il momento particolare. Buongiorno Dario. Sì, buongiorno Gigi, buongiorno a tutti gli ascoltatori di Radio Orizzonti. Ecco, perfetto, io ho presentato grosso modo l'Associazione Officine Musicali come la portabandiera dell'aspetto culturale e musicale in Saronno. Però vorrei che tutti i nostri radioascoltatori imparassero proprio a capire da dove arriva, perché comunque non è un'associazione nata ieri, ma uno storico veramente importante. Per cui ti lascio la parola perché tu ci racconti appunto la storia di Officine Musicali. Va bene, grazie per lo spazio e grazie per la disponibilità. Ma guarda, la nostra associazione è nata nel 2006 da un gruppo di amici volontari, tutti abbiamo una professione, non siamo musicisti di professione, facciamo tutt'altro nella vita, ma siamo degli amici che siamo accomunati appunto dalla passione, varie passioni, vari generi nella musica e abbiamo intravisto nella musica un'occasione per lo, oltre che per stare insieme, anche riproporre delle attività, delle iniziative a sostegno di quella che si chiama promozione sociale e cittadinanza attiva. Infatti la nostra associazione negli anni, ed è partita da Uboldo in realtà come punto di partenza generativo dell'associazione, nel tempo è cresciuta aggregando tanti amici, tanti soci, tanti musicisti e ci siamo sempre messi a disposizione di in realtà del territorio saronese allargato per proporre iniziative musicali che possono essere concerti, momenti di incontro, approfondimenti oppure collaborazioni con le scuole, collaborazioni con altre associazioni, perché solo attraverso la musica noi riteniamo che ci sia la possibilità di anche far del bene e fare, come dire, socialità. Ecco. L'associazione, come ti dicevo, è nata nel 2006, è cresciuta e oramai da qualche anno, vuoi perché anche il nostro territorio, come tu ben sai, come dicono gli ascoltatori, è a cavallo di tante province della nostra Lombardia. Siamo riusciti anche a essere accreditati come associazione di promozione sociale riconosciuta da Regione Lombardia. Diciamo che ci mettiamo il tempo libero, ci mettiamo la passione, ci mettiamo l'iniziativa per coinvolgere il più possibile altre realtà, il pubblico e cercare di trasmettere, insomma, le cose belle che la musica ci consente di fare. Ecco, una domanda. Cioè, voi logicamente da Uboldo, poi vi siete trasferiti a Saronno, adesso se non sbaglio, siete nel fabbricato, che una volta era il fabbricato del Pime, giusto? No, 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 noi Errore, siamo, errore grosso. è un errore, un errore, Ecco, no, ma niente, bravissimo, niente, perfetto. niente di male, niente di male. Noi siamo, con la sede, rimane comunque sempre in quel di Uboldo. Diciamo che siamo Ok. un'associazione abbastanza liquida dal punto di vista della formalità e dal punto di vista delle attività che svolgiamo. I Sì. nostri soci sono soci che appartengono al territorio saronnese, all'Alto Milanese, al Basso Comasco, qualcosa in provincia di Monza, quindi di volta in volta andiamo a svolgere delle attività laddove ce n'è la possibilità, diciamo facciamo dei progetti,
facciamo delle iniziative e siamo molto spesso in collaborazione con le associazioni del territorio. Pochi giorni fa con Radio Orizzonti avete trasmesso il nostro l'evento del 12 aprile, giusto? Esatto, la sera di Pasqua, nella quale abbiamo messo insieme una sessantina di artisti amici, ma anche artisti di fama nazionale, perché c'è stato Paolo Iannacci, la Baldosiris, comici di Zelig, certo. Insieme agli amici della sezione Sorriso del CRAL delle Provie Nord, quindi il comune amico anche Giorgio Nocera. Giorgio Nocera, che salutiamo, ricordiamo. Esatto, e abbiamo dato una mano in questo caso all'associazione Agres, che ci occupa di ipoterapia, giusto? Conosce, esatto, perché con il centro che hanno a Cislago la Mastina aiutano i ragazzi disabili. Ed è stata una bellissima iniziativa perché sai, in questo momento qual è la difficoltà per un'associazione? Con questa situazione di pandemia che si è venuta a creare, tutte quelle che erano le iniziative anche programmate per tempo, nell'arco dell'anno, il teatro, penso alla collaborazione con Giuditta Pasta, penso all'orchestra giovanile delle Groane che abbiamo messo insieme a un'associazione di Arese quest'anno, quindi per dare spazio ai giovani musicisti del nostro territorio che studiano nelle scuole dei conservatori, insomma, di Milano, di Como, eccetera, sono tutte saltate perché un'associazione come la nostra vive di contatto con il pubblico. E quindi ci siamo posti un po' subito il problema di dire cosa facciamo, qui la situazione diventa lunga e per mantenere il contatto con i nostri soci, guarda, oggi noi abbiamo mediamente un centinaio di soci distribuiti sul territorio, come ti raccontavo, sì. E circa 4.500-5.000 follower sui vari social network, mailing list e quant'altro. E grazie alla disponibilità degli artisti abbiamo cominciato a dire, va bene, cerchiamo di costruire qualcosa per non perdere il contatto e trasmetterlo attraverso i canali internet. E ovviamente ringrazio anche voi perché ci state dando dello spazio. Insomma, in questo momento dove siamo tutti un po' smarriti, dove la vita è un po' cambiata, lo slogan che stiamo un po' portando avanti è quello di dire che comunque probabilmente la bellezza… Sì, andrà tutto bene, punto di domanda, perché poi a questo punto è anche un grande punto di domanda. In realtà pensiamo che anche la cultura, anche la musica, serva a tutti noi per cercare un po' di superare le difficoltà e soprattutto dare spazio agli artisti che di questo vivono e che, come tu ben sai e come oramai è abbastanza chiaro perché si legge sui giornali eccetera, fanno parte di quella categoria che stanno soffrendo. Stanno soffrendo notevolmente perché comunque loro vivono di spettacoli, vivono di pubblico, vivono di presenze scenografiche che purtroppo non possono più avere perché devono per forza trovare qualcosa e unirsi nel sistema network. Dario, proprio per dar modo agli ascoltatori di riflettere un attimino su quanto abbiamo detto fino adesso dalla regia mandiamo uno stacco musicale e poi riprendiamo fra un paio di minuti circa. Benissimo, okay. Grazie. Spirito nel buio era Zucchero, spirito nel buio è quello che la musica ci fa vedere, perché ma se anche non abbiamo luce abbiamo suono, per cui e la musica ci entra nelle vene, ci entra nel cuore, nell'anima, ci fa riflettere e pensare, ma soprattutto ascoltare Dario Monticelli per la continuazione delle notizie su Officine Musicali. Dario, ci siamo? Eccoci qua. Perfetto. Chiunque, cioè, se ci fossero dei nuovi interessati all'associazione, a chi devono rivolgersi? Perché io ho bisogno di sapere a questo punto dove poter chiamare o potersi recare in occasione di… Guarda, la prima cosa che ci tengo a specificare, perché tante volte ci chiedono, ma sì, siete un'associazione musicale, siete un'associazione di promozione sociale, ma poi di fatto… di che cosa vi occupate, no? Certo.
E allora, e questa è sempre un po' la cosa più difficile da raccontare, ma in realtà è la più bella, secondo noi, parlo di tanti amici che con me condividono questa passione. Non siamo caratterizzati per una tipologia di musica, quindi non siamo gli amanti della musica classica piuttosto che del jazz, piuttosto che, non lo so, della musica 360. La cosa bella è proprio questa, perché all'interno dell'associazione ci sono ovviamente tante persone con delle passioni, delle competenze diverse, ma il poter promuovere e quindi anche in parallelo fare delle iniziative, delle proposte culturali, degli incontri, delle manifestazioni su vari fronti, o a volte mettere insieme tutti questi generi in un unico contenitore, spesso stupisce, no? Perché è un po' un'idea che ci è venuta negli anni e che comunque ci consente di essere a 360 gradi. Rispondo a quello che mi chiedevi. Sostanzialmente, per avvicinarci all'associazione, io invito tutti i tuoi ascoltatori a seguirci sul nostro sito istituzionale, che è www.officine-musicali.com, e poi su tutti i social network, quindi Facebook, Twitter, Instagram e anche il canale YouTube, ci trovate con Officine Musicali APS, è abbastanza semplice trovarci. Che cosa fanno i nostri soci? Ma ci sono soci sostenitori sostanzialmente, che ai quali piace partecipare, dare una mano, poi ci sono soci più operativi. In sostanza l'associazione non chiede niente a nessuno, chiede sostanzialmente di dare una mano, di seguirci, di mettere tante belle idee, perché dall'essere in tanti e da mettere insieme le idee poi nascono anche delle cose particolari. Direi assolutamente sì, anche perché tante idee fanno una forza, oltretutto specialmente in un'associazione. Comunque, sempre parlando di musica, cioè, parliamo un attimino del passato, perché io vorrei che poi concludessi questo breve spazio di trasmissione che abbiamo dedicato a Officine Musicali con un evento che poi ci sarà il 17 maggio, no? Ma di quello certo, ne parleremo certo, più avanti, no? Certo. Non dimentichiamoci, perché è assolutamente importante, noi come Radio Orizzonti lo manderemo in diretta come abbiamo fatto per il 12 aprile. Esatto. Parliamo appunto delle attività proprio, no? principali dell'associazione. Ma guarda, a me piace ricordare qualche progetto che stiamo continuando a portare avanti. Uno dei tanti che mi sta molto a cuore è un'attività che da 3-4 anni abbiamo all'interno del carcere di Bollate. È un progetto che si chiama Liberi di Cantare, e quindi guarda, parto proprio da questo, perché il taglio sociale dell'associazione per noi è molto importante. Tra l'altro, grazie a uno dei nostri soci onorari, che è una persona molto conosciuta anche su Saronno, perché è l'ex preside Fantoni del liceo classico. Certo, degli anni. Lo conosco, mio coetaneo, se non sbaglio, per lui, amico d'infanzia. Con il quale abbiamo condiviso tante cose nella storia. Lui oggi, da quando ha finito la sua attività scolastica, si dedica moltissimo nell'attività di supporto e rieducazione all'interno del carcere. E siccome, come forse sapete, il carcere di Bollate è sempre stato molto attento ai progetti anche dall'esterno, in sostanza c'è un'attività corale che noi svolgiamo con un maestro Matteo Magistrale di Varese, che una volta a settimana, adesso purtroppo siamo fermi anche qui per la pandemia per forza, ma fa un'attività di coro con una sezione di carcerati. E perché? Perché fare musica e fare musica del coro è anche un'occasione, sai, nel coro tutti sono uguali, non c'è la primo violino, la seconda tromba, il quarto violoncello. Nel coro, quando funziona, è una voce unica fatta da tante persone, e questa è una cosa importantissima in termini sociali e anche di riabilitazione. Altre cose che mi vengono in mente che abbiamo fatto, oltre alle collaborazioni con le scuole, cioè se penso alle scuole di Uolde di Origio, ogni anno portiamo i bambini alla Scala,
a vedere l'opera lirica e quindi li prepariamo all'ascolto, no? Le giovani generazioni che vanno ad incontrare il Barbiere di Siviglia piuttosto che l'Elisir d'Amore o quant'altro. Penso poi a un progetto importante di cui ho già parlato prima, che è quello della Groane Orchestra, cioè dare uno spazio ai musicisti giovani, ventenni, che con fatica decidono di intraprendere la carriera musicale, che è una carriera estremamente complessa in Italia perché dà pochissima sicurezza, e dare uno spazio dove poter fare orchestra insieme. Fare orchestra insieme vuol dire non trovarci la mattina per fare il concerto la sera, ma vuol dire fare le prove, lavorare con un maestro, cose che purtroppo spesso e volentieri anche le istituzioni scolastiche, per ragioni di costi, non riescono a fare. Certo. Esatto, quindi come vedi ci sono, poi vabbè, ci sono le manifestazioni corali, abbiamo una bella collaborazione con gli enti nazionali e internazionali che gestiscono un po' e federano le realtà corali nel mondo, e quindi sul nostro territorio abbiamo ospitato tante volte cori che arrivavano da Australia piuttosto che da Sudafrica, dalla Svezia, eccetera. In sostanza l'associazione non ha un catalogo di attività, ma vengono delle idee e poi insieme a altre associazioni, perché penso alle Proloco con cui collaboriamo, penso ad altre attività, associazioni culturali, eccetera, eccetera, si costruiscono delle possibilità, perché poi l'unione fa la forza. Collaboriamo anche con gli enti, presso il Comune di Cesate, col Comune di Cesate abbiamo per 4 anni organizzato, pensa, un'opera lirica in piazza, 2000 persone in piazza a Cesate per un'opera lirica gratuita, con un mese di lavoro partendo da maestranze, prove, regia, coinvolgimento di tutto il tessuto del paese. Certo, e poi con gli aspetti tecnici, le vie di fuga, la sicurezza, tutto quant'altro. Sì, conosciamo, sì, guarda, questo argomento. Guarda, assolutamente, ma poi pensa proprio anche a fare i costumi, certo. Creare le scenografie, fare un mese di prove, coinvolgere gli artisti professionisti. Adesso tutta questa attività purtroppo è un po' congelata, perché siamo in attesa di capire come ripartire da dove e quindi ci stiamo tenendo insieme, ci stiamo tenendo uniti con questi progetti web, cercando di non essere banali. Guarda, ti rubo ancora un secondo su questa carrellata di tante iniziative, ma poi invito veramente i tuoi amici a venire a cercarci su internet sito. A questo punto. Adesso è partito dal 1° maggio uno spettacolo, grazie alla collaborazione che abbiamo con Gianluigi Carlone, che è uno dei leader della banda Osiris, gli appassionati di musica e di televisione si ricordano. La banda Osiris è una realtà che da 40 anni fa musica e clownerie in tutta Italia e nel mondo, che si è reso disponibile, e stiamo facendo un mini show di 30 minuti, dove però stanno partecipando artisti nazionali che si prestano, c'è tutta una costruzione. Sostanzialmente l'idea è di proporre qualcosa che non sia il solito mainstream, le solite facce che si vedono. Ecco, invece Dario, adesso io ti devo dare veramente un minuto, perché sì? Dobbiamo parlare dell'evento del 17, che è considerato il concerto di primavera. Guarda, questa è una bellissima cosa, credo, per tutti noi di Officine Musicali, ma soprattutto anche per le persone del Saronnese, perché un grande artista di Saronno, che è il maestro Claudio Zampetti, che è un amico di tanti di noi, si è reso disponibile anche lui, e per stare insieme, per stare uniti, per cercare di passare un po' di tempo con la testa un po' più tranquilla, ci regalerà una sua ammirabile performance che verrà messa in onda, in rete, diciamo,
sul nostro canale YouTube, quindi si potrà vedere il video, e poi grazie a voi verrà ritrasmessa domenica 17 maggio alle ore 16.30, e Claudio Zampetti farà un concerto con brani tra i miei più belli del repertorio che ha, e in particolare stiamo parlando di Schumann. Certo, Schumann e Liszt. Schumann e Liszt, esattamente. Ecco, io No, anche perché proprio veramente abbiamo quasi 50 secondi, siamo proprio gli sgoccioli. Ecco, io vorrei ricordare appunto che noi come Radio Orizzonti la trasmetteremo in diretta, ma non solo sugli 88 MHz, ma anche sull'880 del digitale terrestre, e anche sul nostro sito radioorizzonti.org in diretta video, per cui avremo la possibilità di vederla, di ascoltarla intanto, ma soprattutto di gioire di un artista saronnese. Per cui ma guarda, Claudio è veramente un artista internazionale, certo. E ricordiamo anche suo fratello Sergio, certo, che purtroppo è mancato qualche tempo fa, sì. Ed è sempre disponibile per il saronnese per fare qualcosa di bello, insomma. Perfetto, Dario, io ti devo veramente ringraziare soprattutto per questa intervista, ringraziare poi l'associazione per quello che state facendo e quello che farete, ma ricordando che poi noi di Radio Orizzonti saremo sempre disponibili con voi a eventuali collaborazioni, perché per noi cultura e musica vuol dire pane quotidiano. Ti ringrazio ancora di essere stato con noi, ti saluto, un abbraccio a tutti i vostri associati e un buon risentirci sui canali di Radio Orizzonti Blu. Ciao ancora, Dario. Grazie a tutti, ciao a tutti, a presto.